Hollywood go well. Eccoci qua, Radio Montico Web, Voci nella Notte. Siamo un po' in ritardo questa sera, 23.06. Abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici di collegamento, ma ci siamo. Allora, non so se a casa ci ascoltate bene, vedo che forse i volumi sono un po' bassi. Non vorrei che magari nel toccare qualcosa... Allora... vediamo, intanto siamo sicuramente live su Spreaker, da dove potete anche scriverci e contattarci. Potete, vi ricordo, scriverci anche sul nostro canale Telegram, e siamo qua live. Allora, vediamo, perché c'è un piccolo problema ancora tecnico. Allora, chiedo scusa all'ospite a casa, perché devo risolvere questo problema e metto un altro brano musicale e poi lo presento. Quindi un attimino di pazienza e torniamo live qui su Radio Monteco Web. Allora, eccoci qua, 23.09, questa volta siamo riusciti, probabilmente col fatto che mio figlio era passato di qua prima, mi aveva toccato il PC per la diretta su www.radiomontecoweb.it, si è staccato un attimo tutto e quindi gli amici che ci ascoltavano non da Spreaker ma da www.radiomontecoweb.it non hanno ascoltato nulla dell'inizio della diretta, ma in realtà... grazie a Dio avevo solo introdotto la serata, quindi non c'era nulla da perdersi, ecco, diciamo così. Magari si sono persi il brano iniziale che avevo scelto proprio per l'ospite di questa sera, che è la seconda volta che viene e ci parla di storia. Avevo scelto una canzone epica, perché parliamo di storia. E allora avevo scelto un brano epico, magari ne rimetterò un altro anche dopo e ve lo ascolterete. Allora, bando alle ciance, perché siamo veramente in ritardo per questi problemi tecnici che ci hanno, permettetemi di dire, colpito stasera, ma siamo qua. E vado subito a presentarvi il professor Alvise Manni. Ciao Alvise. Ciao, spero che mi possiate sentire e vedere.
Vedere no, sentire sì. Allora, io sono Alvise Manni, grazie a Venanzio Pennesi per questa seconda ospitata, non so se si dice così, nella radio web Montecosero. Sono qui perché voglio raccontarvi quello che è successo la settimana scorsa, e non è uno scherzo, siamo ancora nel primo aprile, sabato 26 di marzo alla Biblioteca Comunale Silvio Zavatti di Civitanova Marche, sì, in Macerata, abbiamo presentato noi del Centro Studi Civitanovesi. Io rappresento il Centro Studi Civitanovesi, che è una realtà storica di studi locali che è nata l'8 maggio del 1986. Io sono il presidente dal marzo del 2000, ormai del 2007, quindi sono 15 anni che presiedo il sodalizio culturale, e abbiamo presentato al pubblico, ed è stato un successone di pubblico, e anche il libro è andato letteralmente a ruba perché noi lo regaliamo, il nostro Civitanova Immagini e Storie numero 18. La nostra rivista diventa maggiorenne e abbiamo fatto il boom, nel senso che abbiamo un volume di 200 pagine che è stato distribuito alle decine e decine di presenti quel giorno, regalato, come noi facciamo solitamente, e si parla di storia locale. 23 autori, 21 articoli, 200 pagine. E siamo tutti, stati supportati. Tutti civitanovesi gli autori? No, non tutti civitanovesi, alcuni di Macerata, alcuni di Mattelica, perché gli studiosi locali sono distribuiti un po' in tutta la regione, alcuni da fuori regione, che hanno contribuito, il grosso naturalmente sono soci del Centro Studi e sono civitanovesi, però non sono tutti civitanovesi. E abbiamo spaziato, come dice il titolo ufficioso della nostra rivista, miscellanea, quindi vuol dire qualcosa che mescola varie a vari argomenti, sì, così tutti possono avere un qualcosa che gli interessa, perché a qualcuno interessa la storia antica, qualcuno interessa la storia medievale, qualcuno interessa l'attualità. Noi non arriviamo mai alla cronaca, ci fermiamo sempre almeno al fatto storico. Sì, infatti, almeno a 50 anni fa, perché così riusciamo a parlare di argomenti in maniera più nitida, più pacata, con quella distanza del tempo che permette di parlarne con più chiarezza. Abbiamo fatto in verità un'eccezione parlando di una cosa contemporanea, ma è artistica. Allora mi piacerebbe con voi leggere insieme l'indice di questa rivista, che ormai ha raggiunto il 18° numero, se contiamo il numero 0, 19° numero, perché mi sembra particolarmente ricco e interessante. Due articoli riguardano di fatto anche Montecosero. Vai. E sono articoli che riguardano la famiglia dei duchi Sforza Cesarini. Allora vi leggo fosse perso la scorsa puntata, andatevela a riascoltare perché è molto interessante, e magari alla luce di quello che ci dirà adesso il professor Alvise Manni, anche quello detto l'altra volta si arricchisce di contenuti. Certo, grazie di averlo ricordato, grazie. Allora, poi dopo, eventualmente a fine diretta, vi ricordiamo qual è la puntata a riascoltare, che è su Spreaker, poi piano piano la ripubblicheremo anche su YouTube, così è anche più fruibile. Così rinfreschiamo, giustamente. L'ultima cosa, ricordo che in questa iniziativa culturale siamo stati aiutati dal Lions Club Cluana, un'associazione di Civitanova, sì, benefica, che normalmente si occupa del sociale, della beneficenza sociosanitaria, ma in questo caso ci ha aiutato, come l'anno scorso, devo dire, nel volume 17, in questa iniziativa puramente e meramente culturale. Andiamo a leggere l'indice o sommario del volume. Allora, dopo le premesse di rito dei vari curatori, io sono un curatore insieme a Giulietta Bascioni, la mia collega, e a, le presentazioni degli sponsor, andiamo con Silvia Maria Marengo, professoressa dell'Università di Macerata, esperta di epigrafia. Cos'è l'epigrafia? L'epigrafia è la scienza che studia le antiche lapidi, in questo caso romane, perché è venuta fuori l'altro anno, nella demolizione di una casa, una lapide a Civitanova. Le lapidi romane non sono molte a Civitanova, l'antica Cluana, noi conosciamo il Lido Cluana, conosciamo e la ferramenta Cluana, conosciamo il bar Cluana, quello sta a Porto Sant'Epidio in realtà, però appunto, il nome Cluana era l'antica città di Civitanova. A dire il vero, alcuni studiosi pongono Cluana a Porto Civitanova,
alcuni studiosi pongono Cluana a Porto Sant'Elpidio, alcuni studiosi pongono Cluana a Sant'Elpidio a Mare e altri a Civitanova. Quindi la sponda nord e la sponda sud del Chienti si contendono da centinaia di anni questo nome prestigioso di Cluana. E la Silvia Maria Marengo ci parla di una stele decorata, una stele funebre purtroppo, e perché è quello che di solito ci tramandano gli antichi, gli epitaffi funebri, le scritte funebri, ma la cosa interessante è che su questa stele, che è chiaramente di una donna, c'è rappresentato una pettinina. Sapete quella che usiamo? Una pettinina, un pettine, quello con il doppio pettine, quello un po' più rado, con diciamo i denti del pettine un po' più radi e quello un pochettino più fitto per pulirsi i capelli, diciamo. Quindi è rappresentato una pettinina, un pettine, ed è una particolarità abbastanza interessante. Quindi è una nuova lapide, ascrivibile probabilmente al territorio di Cluana, e c'è questo pettine rappresentato, quindi probabilmente, anzi sicuramente, di una donna. Un oggetto di toletta, della toletta delle figlie. Poi c'è l'ultimo associato alla nostra associazione, Valerio Gaetani, che fa un articolo su pergamene medievali di Civitanova Alta. Tutti i comuni, anche Montecosaro, hanno un archivio storico comunale dove vengono conservate le pergamene e i documenti antichi. Di solito si tiene i documenti degli ultimi 40 anni, si chiama archivio corrente, per le varie pratiche burocratiche, amministrative, però tutto quello che ha più di 40 anni va a finire nell'archivio storico. Noi siamo fortunati nelle Marche, perché tutti i 200 e passa comuni delle Marche, come in Italia in generale, hanno un archivio storico più o meno conservato, anche Montecosaro ce l'ha. Quello di Civitanova è conservato a Civitanova Alta, in Corso Annibalcaro, è gestito da un'associazione che si chiama Soci, di pensionati, e lo tiene aperto un giorno a settimana. L'archivio storico è fonte di un sacco, è una miniera di tantissime informazioni storiche. Il nostro risale a prima del 1000, il primo documento è prima del 1000, del decimo secolo. Quindi, certo, bisogna conoscere il latino, bisogna conoscere la scrittura antica, però questo Valerio Gaetani fa una sintesi delle pergamene medievali di Civitanova, e qua spezzo una lancia in favore di questo nuovo socio del centro studi, perché non bisogna essere un professore universitario come la precedente, che è un'accademica titolata con decine di pubblicazioni internazionali. Valerio fa il muro di professione, però c'ha la passione storica. Quindi chiunque, lo dico sempre, chiunque può studiare la storia a livelli differenti, chiaramente. Ammette Valerio, io il latino non lo conosco, quindi ho dovuto farmi aiutare da altre persone. Ma quando uno ha la passione, lui ha la passione del Medioevo, qualsiasi professione fai, qualsiasi grado di istruzione sei riuscito a raggiungere, la passione ti fa superare tutti gli ostacoli. Quindi Valerio è testimonianza vivente. Alvise, mi permetto di disturbarti, te lo confermo, perché mio suocero, pur non avendo fatto grandi studi, lui ha fatto semplicemente la quinta elementare, ma aveva migliaia di libri a casa che ha letto e tuttora, purtroppo è quasi un anno che è deceduto, tuttora questi libri sono lì, i nipoti sono tutti incuriositi. Io, amante di libri, invidio quella biblioteca casalinga, e ti confermo che la passione può fare molto. Infatti, quindi per dire che tutti, invito chiunque abbia voglia e abbia una passione nel tempo libero, ed è ancora più apprezzabile perché c'è gente che lo fa di lavoro, lo studioso, c'è gente, per esempio io insegno a scuola, insegno storia dell'arte, certe cose le faccio per lavoro, diciamo. Però poi la passione è quella che ti fa andare di notte, i sabati e le domeniche, nel tempo libero, in archivio, a cercare a tue spese, con il tuo tempo, magari privandolo magari alla famiglia o altre cose, perché c'è la passione. Quindi Valerio ha parlato dell'archivio storico comunale di Civitanova Alta e le sue pergamene storiche. Andiamo al terzo articolo, sono 21, poi naturalmente mi interromperai quando vorrai quando faccio spettatore a delle domande. Il nostro Roberto Giannoni, che è dell'Archeo Club di Civitanova, un'altra associazione culturale che a Civitanova è nata nel 90, e che però è una sede staccata di un'associazione nazionale, infatti Roberto è anche consigliere nazionale di questa associazione, ci parla di Civitanova Alta, chiese poco note soppresse nel centro storico. Civitanova Alta aveva 15-16 chiese dentro le mura. Adesso officiate ce ne sono solo due, la parrocchia San Paolo Apostolo e il Santissimo Sacramento. Le altre sono
chiuse o demolite e alcune scomparse letteralmente. Lui ci fa fare un giro nel centro storico di Cittadinanza, dentro le mura, a scoprire una dozzina di chiese che non ci sono più. Poi parliamo di Fabio Furiasse, qui c'entra Montecosaro. Fra Fabio Furiasse, un sacerdote cappuccino, i Recanati, che è stato a Civitanova, ora sta fermo, ed è l'archivista capo dei cappuccini, ci fa un lungo e dettagliato articolo il nobile ducato di Civitanova, che comprendeva, come tutti sanno, anche Montecosaro, e che è durato dal 1550, poi Venanzio ci ripresenterà l'altro intervento che ho fatto qualche mese fa su questo argomento. Guarda, l'ho già individuato, era del 15 ottobre. Perfetto, quindi alla fine dell'anno scorso. E come vuole il tempo, 6 mesi fa. Esatto. E dicevo, il ducato è iniziato nel 1550, comprendendo prima Civitanova, sotto la famiglia dei marchesi prima e duchi dopo Cesarini, diventati poi nel 600 Sforza Cesarini, poi inglobato nel 51 Montecosaro, e il ducato è finito il 30 dicembre 1817. Quindi il terzo ducato delle Marche, dopo quello dei Montefeltro, della Rovere, di Urbino, Pesaro, quello dei Davarano a Camerino e quello di Civitanova, il più piccolo. E ci ricordavi l'altra volta che si potrebbe proprio richiedere di far diventare e riconoscere città ducale Civitanova, e sarebbe un'opportunità incredibile. L'amministrazione ci sta pensando, grazie a questi studi, perché sia Civitanova che Montecosaro potrebbero fregiarsi del titolo di città ducale, come lo fa Camerino, come lo fa Pesaro e Urbino principalmente in realtà. E quindi questo ducato è vissuto fino al 1817, fino all'età moderna, e dopo la caduta di Napoleone, quindi è stato il più longevo, il più piccolo e il più misconosciuto, quello poco conosciuto, ma il più durevole. È durato fino alla caduta di Napoleone. E fra Fabio Furiasse ci parla di Giovan Giorgio Cesarini e sua moglie Clelia Farnese, la figlia del gran cardinale Alessandro. In teoria i cardinali non dovrebbero avere figli, ma nel 500 certe cose accadevano. È quello della reggia di Caprarola, provincia di Viterbo, è quello della chiesa del Gesù, è quello che per un pelo non è diventato papa e aveva, purtroppo, quando era stato ambasciatore in Francia, ha avuto un'avventura galante e aveva avuto questa Clelia, che era chiamata la donna più bella di Roma. E chi se la sposa la donna più bella di Roma? Un Cesarini, e se la porta a Civitanova e Montecosaro. E quindi il nostro Furiasse descrive l'arrivo. Non abitavano sempre i Cesarini a Civitanova e Montecosaro, abitavano a Roma. Qui nelle Marche ci stava il loro legato, il loro viceduca, il loro rappresentante, ma un paio di volte sono venuti di persona, e Furiasse, frugando in archivio, ha trovato un sacco di notizie di quando sono venuti ufficialmente a visitare Civitanova, e quindi probabilmente anche Montecosaro, non si dice esprettamente, dice visitiamo i nostri domini, i nostri possedimenti, quindi saranno venuti qua a Civitanova, nella Piazza della Libertà, dove purtroppo il Palazzo Ducale, ora privato, è impalcato da 22 anni, dalla Pasqua del 2000. Ogni volta che passo lì davanti mi ricordo quello che mi hai detto il 15 ottobre, io ci vengo almeno 2 volte a settimana a Civitanova Alta. Ecco. E tu vedrai che ci sono una generazione di civitanovesi che è cresciuta senza vedere il Palazzo Ducale, purtroppo privato dall'inizio del Novecento, dal 1906, mi sembra, quando il duca, l'erede del duca ha deciso di vendere, e il comune all'epoca non comprò a 2 passi, perché la delegazione sta esattamente davanti, a 5 metri di distanza, il vecchio comune di Civitanova Alta, non comprò questo possedimento, questo grande palazzo dell'ex padrone per ripicca, e lo comprarono una dozzina di privati, e ancora oggi è privato ed è in costruzione, scusate, in restauro, ma è abbandonato da ben 22 anni con quelle impalcature che sono una vergogna di Civitanova Alta, purtroppo. Speriamo che fra qualche tempo si possa arrivare, sembra che si arriva a una soluzione. Comunque il ducato si è attrezzato all'inizio del Seicento per ospitare i padroni, Giovan Giorgio Cesarini e Clelia, la donna più bella di Roma, la figlia del gran cardinale Farnese, è quello che ha abbellito anche il palazzo Farnese, che sta praticamente adesso dove ci sta l'ambasciata di Francia a Roma. E quindi minuziose ricerche d'archivio, siamo arrivati ad arrivare al menù del pranzo di gala ufficiale che è stato indetto per l'arrivo dei duchi, con tutte le portate e quanti soldi è stato dato allo chef, ho avuto una parola moderna, si diceva scalco,
che è diverso dal maniscalco, che è quello che fa dei cavalli. Lo scalco era il maestro di cerimonie che iniziava a tagliare le vivande, un po' l'erede dell'assaggiatore, no? Sapete che dei monarchi rischiavano di essere avvelenati nel passato, allora c'era sempre uno che assaggiava prima le vivande. Comunque, tutte le decorazioni effimere, cioè della durata di poco tempo, o permanenti, che sono state fatte per l'arrivo dei duchi, e cioè pitturare e scolpire stemmi dei cesarini a destra e manca. Di tutti questi stemmi purtroppo non rimane più niente. Quando sono andati via, il popolo ha avuto purtroppo, e le amministrazioni, poco riguardo per gli antichi padroni, e hanno cancellato tutte le tracce del passato. Quindi un articolo molto interessante di Fra Fabio Furiasse, che prima di diventare prete e cappuccino aveva studiato architettura, quindi ci regala due tavole inedite disegnate da lui, e questa è una delle chicche del libro. Su questo articolo mi soffermo un po' di più, perché ha disegnato a volo d'uccello, quindi come se ci fosse un drone che passa su Cinalta, com'era il Palazzo Ducale prima dell'arrivo dei Cesarini e com'era il Palazzo Ducale dopo l'arrivo dei Cesarini, dato che abbiamo detto che le impalcature impediscono almeno a una generazione di Civitanovesi da 22 anni di solamente immaginarlo. Vi dico soltanto una cosa, che prima il Palazzo Ducale, quando era ancora Palazzo Comunale, aveva una bella torre al centro che suonava con la campana e avvisava dei pericoli, l'arrivo dei turchi, un incendio, le adunanze comunali in cui tutti i maschi adulti erano chiamati a partecipare, e sotto le arcate, ben visibili in piazza, i pubblici notai del comune rogavano gli atti amministrativi, un po' la casa di vetro, l'amministrazione trasparente, fino a un certo punto, perché tanto nessuno sapeva leggere e scrivere, quindi quelli rogavano quello che gli pareva. Certo, in quegli anni... Però formalmente in piazza facevano gli atti pubblici davanti a tutti, e poi se sapevano leggere non avevano tempo di partecipare, come molti di noi oggi, alle assemblee comunali, perché lavoravano. Appena arriva il duca, chiude le arcate, perché quella diventa casa sua e fa quello che gli pare, quindi chiude le arcate e nessuno può vedere più niente quello che succede, e abbatte la torre comunale, perché tanto non bisogna più convocare il consiglio, non bisogna più convocare la popolazione, e quindi fa capire chiaramente che adesso lo patron è lui, abbatte la torre e chiude le arcate e diventa la sua reggia, che adesso è abbandonata da 24. Ok, andiamo avanti. Vai. Io parlo insieme a Enzo Mosca di una lettera ritrovata in una collezione privata del duca Giuliano Cesarini del 1587, e è il figlio di questa Clelia Farnese, che manda una sua missiva in un altro feudo, sempre della sua famiglia, a Civita Lavinia, e cerca per Civita Lavinia il podestà. Quindi una lettera che non parla esattamente di Civitanova o di Montecosaro, ma di un altro possedimento dei Cesarini, per il quale il giovanissimo duca Giuliano, all'epoca aveva 16 anni, scrive, lui firma, probabilmente la lettera è fatta da un segretario, da un amministrativo, lui ci mette solo la firma, e cercano il podestà per un altro feudo dei Cesarini, che stava sempre nel Lazio. Isabella Cervellini ci parla del palazzo comunale di Civitanova, quello che vediamo tutti quando andiamo al mercato del sabato, quello in piazza 20 settembre, quello che sta sullo sfondo della piazza, che tutti chiamiamo Palazzo Sforza, la sede del comune di Civitanova, a Porto Civitanova, dice, perché i palazzi Cesarini fra Montecosaro e Civitanova sono ben tre. Partendo da Montecosaro, il palazzo di Piazza Trieste, quello che adesso è in parte il Teatro delle Logge e l'antiquario Il Picchio, e in parte anche il bar della piazza. Quello era il palazzo Cesarini. Ci stava naturalmente il viceduca, di solito i duchi stavano non a Civitanova ma stavano a Roma. Poi c'è il palazzo ducale di Civitanova Alta, quello che abbiamo detto impalcato da 22 anni. C'è il palazzo ducale del Porto Civitanova, che però non è corretto chiamarlo Cesarini, poi dalla fine del Seicento Sforza Cesarini, perché la famiglia Sforza si imparentò con i Cesarini, ma bisogna chiamarlo solo Sforza. E qui c'è un piccolo dilemma da sciogliere. Perché si chiama solo Sforza? Perché è stato qui, costruito... Qui sono preparato, perché io mi ricordo quello che c'è detto il 15 ottobre, Qui c'è, c'è un giro di ingiunci e robe varie. Non ti giustificare oggi, Venanzio, ti posso interrogare liberamente, vedo fuori il professore. Perché? Perché il palazzo, costruito, come recita un epigrafe di quando uno sale le scale per fare qualche pratica amministrativa al protocollo o in amministrazione, si legge che con orgoglio il palazzo del Porto in piazza 20 settembre
c'è scritto che fu costruito in meno di un anno, dal febbraio al gennaio del 1862. Vi ricordo che per restaurarlo ci misero 8 anni per farlo diventare il palazzo. Facevano prima a farlo da capo allora. Loro in 11 mesi l'hanno fatto, ed era la villa al mare, la casetta monolocale con punto cottura, del vecchio duca, che quando l'ho costruito dopo l'unità d'Italia non era più il duca di Civitanova, perché il ducato era finito nel 1817. Certo. Era soltanto un forte, un grande possidente terriero che ancora aveva quasi 3/4 del comune di Civitanova, perché nei secoli i cittadini si erano impadroniti di molte terre, che poi finito il ducato se le sono tenute, e ha fatto la sua villetta al mare sui resti dell'antica fortezza comunale del porto, che era già duecentesca e che era in rovina. Lui finisce di demolirla e ci costruisce sopra il suo palazzo estivo, e quindi è un palazzo che va chiamato solo Sforza, perché ci fu, adesso sarebbe lungo da descrivere, però tutta una questione di successione di figli legittimi e illegittimi. Sì, e sì, vince. Era quello a cui mi riferivo prima. Ricordo, infatti, gli amici che se vanno a riascoltarsi la puntata del 15 ottobre sia su YouTube che Spreaker trovano tutti questi aneddoti che c'era, ci ha raccontato l'altra volta. La storia più intrigante di Dynasty, di Dallas, per citare vecchi intrecci televisivi degli anni 80-90. Sì, sì. Comunque, quindi si chiama solo Palazzo Sforza, ma è un altro palazzo della famiglia Cesarini, quindi ce ne sono ben 3. Uno a Civitanova, uno a Montecosaro, uno a Porto Civitanova. E la nostra Isabella Cervellini fa la storia, perché quest'anno ce ne sono 160 anni dal palazzo. A dicembre compirà 160 anni questo palazzo, che ora è dove ci sta. E li porta bene. Ah sì sì, perché appunto c'è stato un restyling degli anni 90. Quindi. Allora, Anna Maria Vecchiarelli, presidente dell'Archeo Club locale, la moglie poi di Giannoni, quello che ha parlato delle chiese soppresse di Civitanova, parla di un pittore poco conosciuto a Civitanova, Ulisse Ribustini, 1852-1944. Un pittore che giovane, prima dei 18 anni, si trasferì a Perugia, perché il papà lavorava nelle ferrovie, e quindi come tanti ferrovieri veniva trasferito, e divenne un pittore discreto, anzi valente, che poi occupò anche una cattedra all'Accademia di Belle Arti di Perugia, insegnando decoro e arredo, e quindi era un pittore affermato, e che tornò a Civitanova per dipingere la sala consiliare del palazzo di Civitanova Alta con dei ritratti di civitanovesi illustri. Ma verso la fine della sua vita, lui morì novantenne in verità, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era maturo, volevo dire, durante la Prima Guerra Mondiale, lui si mise a illustrare la Divina Commedia. Quindi quest'anno passato, nel 2021, che è stato l'anno dei 700 anni di Dante Alighieri, abbiamo riscoperto questo pittore di origine civitanovese, ma di fatto ha vissuto sempre a Perugia, che ha illustrato con 100 tavole a colori, noi ne facciamo vedere nel libro solo una decina, delle tre cantiche, Paradiso, Inferno e Purgatorio, ed sono veramente molto molto suggestive e poco conosciute. Questa settimana di Pasqua che arriva, fra 15 giorni, ci sarà una bella mostra su Ulisse Ribustini alla Biblioteca Comunale di Porto Civitanova, la Zavatti. Poi Monia Ciminari, che è una nostra socia, ci parla invece delle Suore Battistine, l'Istituto Alfonso Maria Fusco di Civitanova Marche, quella che si trova sul prolungamento di Corso Umberto, che sono le vie a nord di Corso Umberto, Regina Elena, Regina Margherita. C'è un istituto da oltre 100 anni di suore, che non tutti conoscono, dedicate appunto a Alfonso Maria Fusco. Ne fa la storia interessante e poco conosciuta. Sempre un'altra studiosa che si è laureata da poco, ha preso la seconda laurea, è una mia collega a scuola, Silvia Catinari, parla della Prima Guerra Mondiale a Civitanova Marche, e ci parla di una cosa veramente poco conosciuta, il cosiddetto fronte interno, cioè non la trincea, quella è la prima linea dove i soldati combattono e muoiono, che sono state tante volte studiate queste cose, ma il fronte interno vuol dire casa, e cioè le lettere che scrivevano a casa, che dovevano essere censurate, i dispositivi che si dovevano usare. Per esempio alla notte non si potevano usare le luci, perché se no gli austriaci ci vedevano e potevano bombardare. Vi ricordo che Civitanova fu bombardata il 24 maggio del 1915 dalle navi austriache al largo dell'Adriatico, perché anche il primo morto civile italiano della Prima Guerra Mondiale fu una signora di Ancona che stava a San Ciriaco. Gli austriaci alle 5 del mattino del 24 maggio bombardarono Ancona e uccisero questa signora, che fu il primo morto civile della Prima Guerra Mondiale. Che poi sentire parlare di navi austriache
oggi fa anche sorridere. Certo, certo, certamente, ma noi siamo entrati in guerra contro l'Austria-Ungheria, che era l'impero austriaco e il regno ungherese, che avevano una fortissima flotta in Adriatico e appena scoppiò la guerra bombardarono le Marche. Civitanova, per esempio, Potenza Picena e Ancona. E si vedevano di notte queste luci, eravamo all'inizio del Novecento, ma già l'elettricità e la corrente elettrica e l'illuminazione pubblica c'era. Quindi il fronte interno bisognava non parlare, taci, il nemico ti ascolta, non scrivere niente che potesse qualche spia intercettare i movimenti di truppe e di solito alla sera spegnere le luci. Questo naturalmente non andava bene ai negozianti, a chi aveva un bar, a chi aveva un'osteria, come si diceva all'epoca, perché naturalmente senza luce la clientela andava via, certo, prima, e gli affari languivano, chiaramente. Il famoso coprifuoco. Un lockdown momentaneo ogni sera, esatto, come abbiamo purtroppo imparato in questi ultimi 2 anni. Quindi il fronte interno sempre dall'archivio storico comunale. Quindi come Valerio Gaetani ha parlato del Medioevo, Silvia Catenari ha parlato della Prima Guerra Mondiale. Chiunque può andare in archivio, naturalmente deve essere una persona che deve essere identificata, si deve far riconoscere, perché ovviamente gli archivi non si devono danneggiare, asportare, eccetera eccetera, però chiunque di noi può andare in archivio, perché la storia è di tutti noi e tutti noi abbiamo il diritto dovere di studiarla se vogliamo. Queste persone lo fanno a nome di tutti noi e noi cerchiamo di divulgare come associazione Centro Studi Civitanova. Antonio Diomedi ci parla di un libricino trovato sul mercato, sui mercatini, quelli della domenica, in cui si parla sempre della Prima Guerra Mondiale, un opuscolo che parla di preghiere. Però voi sapete che durante la Prima Guerra Mondiale c'era la censura, appunto, e anche un libretto di preghiere fu censurato dall'allora sindaco di Civitanova, Papetti, perché eravamo in un momento in cui c'era stata l'Unità d'Italia, ma ancora i rapporti ufficiali fra Città del Vaticano, lo Stato del Vaticano, il Papa, e lo Stato italiano, la monarchia Savoia, non erano stati ancora regolati dai patti lateranensi, che saranno successivi quando ci sarà il fascismo. Quindi le opere religiose, anche se e naturalmente non avevano niente di segreti militari eccetera, però venivano in qualche modo vistate, e quindi è un fatto curioso di una censura su un libretto religioso che invece serviva per le preghiere, per sperare che il soldato tornasse a casa, insomma, certo. E quindi una particolarità, erano rapporti tesi tra il governo italiano, cioè la monarchia Savoia, e lo Stato Città del Vaticano dopo la presa di Roma 1870, 20 settembre, ecco perché la piazza di Civitanova si chiama 20 settembre, 1870, la breccia di Porta Pia, la fine dello Stato Vaticano, del regno del Papa Re, Mastai Ferretti, Pio IX. Poi parliamo di Francesco Broccolo, che ci parla della scomparsa fabbrica Sace di Fontespina, che era del suo bisnonno, una fabbrica molto importante, di materiale elettrico, che adesso purtroppo non c'è più, e chi va al mare a Fontespina ci trova un parcheggio e un palazzone nuovo. La fabbrica purtroppo non si trova più. Era proprio vicino al ponte del sottopasso Broccolo, quello strettissimo che stava a Civitanova, sì. Non viene più utilizzato, e che una volta era la prova del 9 per sapere se sapevi guidare la macchina. Esatto, lungomare nord. Ecco, lungomare nord. Se tu riuscivi a passare senza piegare o staccare gli specchietti. Volevi dire che c'avevi l'occhio. Io c'avevo una 500, per fortuna, quando ho preso la patente nell'87. Io ci ho fatto le guide con mio padre, con la 1000 Fire. E sei riuscito a passare indenne? Assolutamente sì. Benissimo, io per fortuna c'avevo sia la 1 che la 500, quindi passavo agevolmente. Adesso poi, con quella che ho adesso non ci riuscirei. Per fortuna adesso c'è il nuovo sottopasso, un po' più a sud, quindi esatto. Quello è più tanto. Infatti, allora dicevo, Laura Natalini, un'altra mia collega di scuola, una professoressa, parla della farmacia Natalini, la storica farmacia Natalini di suo nonno e di suo padre, quindi una ricerca che a tutti consiglio. Tutti noi abbiamo delle foto nel cassetto, delle attività del babbo, del nonno, del bisnonno, potrebbero essere argomento di una ricerca locale, storica, breve, sono 5 pagine, 4 fotografie, ma tiriamo fuori dai cassetti materiale inedito vuol dire che non ha visto nessuno, tranne i familiari che ogni tanto li tirano fuori dal cassetto, e così tutti arricchiamo la nostra conoscenza sulla città di Civitanova, di Montecosaro. Vi ricordo che a Montecosaro c'è il Centro Studi Montecosaresi, che fa lo stesso di quello che noi facciamo a Civitanova, e tra un po' nascerà l'Archeoclub di Montecosaro, quindi ci sono realtà che studiano la storia locale. Quando ci sono novità concrete, mi raccomando, visto che c'è anche
il professor Marco Iommi, eccetera, eccetera. Organizziamo una bella serata. Certamente, perché è nell'aria. In verità c'è stato un attimo una battuta d'arresto, ma si stanno riprendendo i contatti per fondare questa nuova associazione. Ma già c'è il Centro Studi Monte Cosarete. Mm-hmm. Voltiamo pagina dell'indice, siamo a metà, però vai, abbiamo ancora tempo. Claudio Bernacchia, il preside del liceo classico Giacomo Leopardi di Recanati, un professore anch'egli, e ci parla di una cosa molto curiosa: il corso pre-militare per marconisti di Civitanova Alta 1937-1943. Quando lui è stato dirigente scolastico a Civitanova, della scuola Sant'Agostino, che poi c'è anche una filiale a Montecosaro, la scuola Ricci di Montecosaro, mm-hmm, e dipende dall'istituto comprensivo Sant'Agostino di Civitanova Alta, nel sottoscala dell'ex convento di Sant'Agostino, ora sede delle scuole primarie, le elementari di una volta, hanno trovato un armadio chiuso da decenni. L'hanno aperto e hanno trovato l'archivio dell'antico istituto che c'era prima della guerra, della seconda guerra. E il preside quindi ha trovato tutta una serie di documenti inediti che in quella sezione a Civitanova Alta, nel chiostro di Sant'Agostino, dove adesso ci stanno le elementari, la primaria cioè, e c'era il corso di pre-militare. Durante il fascismo purtroppo c'era un'organizzazione molto rigida per la gioventù, voi sapete, Figli della Lupa, Balilla, avanguardisti, nomi che avrete sentito dire dai bisnonni, dai nonni o dai documentari in televisione, e c'era per i ragazzi che stavano per compiere 18 anni il corso obbligatorio pre-militare, prima del servizio militare. E a Civitanova si organizzava il corso per marconisti. Chi sono i marconisti? Lo dice la parola stessa, Guglielmo Marconi, l'inventore della radio. Sono quelli che dovevano imparare a usare l'alfabeto Morse e trasmettere, sì, al fronte delle la guerra, le battaglie, velocemente messaggi e dispacci urgenti. Quindi dovevano sapere molto bene l'alfabeto Morse. Le staffette, praticamente. E infatti, che adesso è andato in pensione e non si usa più l'alfabeto Morse, no, ci sono satellitari, eccetera. Però all'epoca bisognava fare punto linea, ta-ta-ta-ta-ta-ta, con uno speciale strumento, e bisognava fare un corso di recezione e trasmissione. Dovevi saper cogliere anche nel frastuono della battaglia i segnali nelle cuffie e saper trasmettere brevi messaggi ma vitali. Sì. Guardate lì, ci ritiriamo, attacchiamo, queste cose qua. E questi corsi erano organizzati a Civitanova dal 37, prima che iniziasse la guerra. Sappiamo che poi a guerra iniziata i corsi, quando l'Italia nel 43, l'8 settembre, ci fu l'armistizio, i corsi finirono e ci fu il caos totale delle forze armate. Quindi i corsi durarono dal 37 al 43, però è stata trovata la documentazione di questi corsi premilitari. Poi io e un mio collega di Matelica, Alberto Cacciamani, abbiamo fatto la storia dei polacchi che hanno liberato Civitanova e le Marche nel giugno del 44, in particolar modo le ausiliarie. Chi sono le ausiliarie, le aiutanti? Sono le donne. L'esercito polacco fu il primo esercito che si dotò di un corpo femminile militare volontario, che naturalmente non stava in prima linea, non stava in combattimento, ma era addetta a cose ausiliarie, secondarie, diciamo noi ora, ma non erano secondarie, erano autiste di campo. Comunque quindi un mestiere pericoloso, perché anche i convogli militari venivano bombardati e molti di loro morirono, ed erano armate perché dovevano difendere il mezzo. Meccaniche, i camion si rompevano con le strade dell'epoca, si rompevano ogni due minuti. E infermiere, insegnanti, marconiste, cioè erano quelle che trasmettevano con l'alfabeto Morse, sì, avevano una serie infinita di compiti non combattenti ed erano migliaia nelle Marche. Le ausiliarie, abbiamo ricostruito queste tracce delle donne combattenti al seguito dell'esercito polacco, con divisa inglese, che liberarono dal sud Italia, da Taranto fino a salire a Bologna, le Marche e l'Italia centrale dall'invasione nazifascista nel 44-45. E mentre molti polacchi si sono poi fermati nelle Marche sposando delle marchigiane, forse anche a Montecosaro ci sarà qualche esempio di polacco che ha sposato una marchigiana, ci vedono ma tanti esempi, non ci fu praticamente mai nessun esempio di polacca ausiliaria che ha sposato un civitanovese o un marchigiano uomo, perché queste donne in divisa, in pantaloni, meccaniche, con la pistola, con un grado, incutevano nell'uomo, nel maschio, un marchigiano medio, che era un contadino, un agricoltore,
un artigiano, una certa soggezione, e quindi nessuno sposò mai, anche se erano sicuramente belle ragazze e giovani, e non ci fu mai un matrimonio, se non uno o due in tutta la guerra, sì, mentre furono centinaia il contrario di polacchi che sposarono delle donne marchigiane, il contrario, perché incutevano, probabilmente erano troppo emancipate, erano troppo libere, erano troppo avanti in certe situazioni, e quindi non ci furono mai matrimoni in questo senso. Allora andiamo avanti con, siamo sul finire. Monia Formentini ci racconta i ricordi di guerra di suo zio, sempre relativo quindi alla Seconda Guerra Mondiale. Roberto Carlo Marsili ci parla del centenario di Don Lauro Chiaramuni, il fondatore a Civitanova della parrocchia di San Gabriele, un parroco molto amato, molto conosciuto, che è deceduto con un incidente purtroppo qualche anno fa qua a Porta Marina, sì, a Civitanova Alta, e che è stato, poi io ero, prima di abitare a Civitanova Alta abitavo proprio nel quartiere San Gabriele, e Don Lauro mi ha battezzato nel 69 e ho fatto la comunione e la cresima nella sua parrocchia. E ti dicevo, fa tutta la storia minuziosa della vita privata e ecclesiastica di Don Lauro, Monsignor Don Lauro Chiaramuni, fondatore della parrocchia di San Gabriele, adesso una delle parrocchie più popolose di Civitanova, Italia, sì, di Porto Civitanova, che sta fra la parrocchia di Cristo Re e la parrocchia di San Carlo Borromeo, per chi non conosce bene Civitanova. Sì. Poi Giuseppina Coppola e Andrea Verdecchia è Don Andrea Verdecchia, il parroco di San Giuseppe Operaio giù a Porto, e ci parlano di Don Silvestro Contigiani, un altro personaggio molto noto a Civitanova, il prete che ha fondato appunto la parrocchia di San Giuseppe, quindi un altro prete fondatore. Non c'è un centenario particolare, però hanno voluto parlare anche lì di Don Silvestro Contigiani, che poi finì la sua carriera, mi sembra, facendo l'assistente alla casa di riposo, alla clinica Villapini, all'ospedale civile, quindi molto conosciuto. Denise Recchi, una giovane studiosa di Civitanova, ci parla del maestro nel senso di insegnante di scuola media arte e immagine, quello che io faccio alle superiori, storia dell'arte, Alfredo Ruggeri, che è scomparso l'anno scorso, e quindi delinea una breve biografia di questo personaggio molto noto a Civitanova, che ha insegnato a generazioni di studenti e che era un artista veramente valente e poliedrico, non soltanto in storia dell'arte, ma anche in storia locale, in pittura, in scultura e anche in poesia. Era anche un poeta. Mia sorella Erika Manni ci parla del commissario Beniamino Bonito, che okay, è stato commissario di sicurezza a Civitanova fra il 64 e il 71. Qui una nota familiare: quando sono arrivati questa famiglia Bonito, da originaria di Battipaglia, Salerno, ma proveniente da Bergamo, perché voi sapete che i commissari girano tutta Italia e vanno un tot numero di anni in ogni commissariato di pubblica sicurezza, come i carabinieri, i militari in genere. Quando arrivarono a Civitanova, mia sorella Enrica, che è del 57, si trovò in classe il primogenito del commissario Bonito. Beh, adesso è mio cognato da 32 anni, quindi diciamo che l'arrivo del commissario ha fatto unire due famiglie, Imagni e Bonito, e mia sorella maggiore ha sposato il primogenito del commissario Bonito, quindi adesso siamo diventati. Anche qui immagini dal cassetto, purtroppo senza didascalie, senza anni, e che abbiamo messo nella pubblicazione sperando che qualcuno riconosca. Il commissario Bonito si riconosce sempre perché è ben visibile, ben riconoscibile, ma le altre autorità civili e militari che sono con lui in manifestazioni pubbliche, chiediamo a tutti i lettori di poter dire chi sono, perché ormai sono passati alcuni anni, più di 50, e non riusciamo a identificarle. Concludiamo con Pierluigi Tomassetti, guida turistica, che ci parla di gnomonica. Cos'è la gnomonica? E qui è un po' difficile: sono gli orologi solari, le meridiane. Sta facendo il censimento delle meridiane delle Marche, ne ha identificate oltre 500, e ci parla delle 5-6 meridiane presenti a Civitanova. Lo gnomone è quel pezzettino di ferro che sporge dalla meridiana, di solito dipinta su una parete di una casa, e che proietta l'ombra del sole sulla casa, e a seconda dell'orario e del sole, dell'inclinazione, l'ombra ci dice che ora è. Naturalmente la meridiana solare funziona solo con il sole, chiaramente. Quindi di notte, e se c'è il brutto tempo nuvoloso, non funziona. E ce ne sono anche a Civitanova Alta, probabilmente ce n'è anche qualcuna a Monte Cosa. E concludiamo con Fabrizio Diomedi,
che è l'unica eccezione che abbiamo fatto in questo volume, di solito parliamo del passato, ma non abbiamo saputo resistere. Questo è un giovane pittore, questo Diomedi Fabrizio, che ha l'altro anno completamente affrescato la chiesa di San Carlo Borromeo a Porto Civitanova, nella frazione Fontespina, a nord di Civitanova, quindi, e sì, con delle tavole, scusate, delle opere d'arte che rappresentano San Carlo Borromeo, il titolare della chiesa. Questo è stato l'unico, piccola eccezione che abbiamo fatto sulla contemporaneità. È un articolo molto interessante di storia dell'arte contemporanea, e abbiamo fatto questa lunga cavalcata, quindi è un volume interessante. Bene, questo come dire, volume, con la tua presentazione ci richiama ad andarlo a prendere, a vederlo, a leggerlo, a divorarlo, perché anche le cose del passato. Come possiamo reperirlo? E qui c'è una piccola nota dolente. A me è piaciuto partecipare a questa trasmissione per pubblicizzare il volume. C'è un piccolo problema. Il volume adesso, che è stato presentato solo una settimana fa, sabato scorso, purtroppo noi siamo una piccola associazione locale e abbiamo stampato soltanto, perché ci siamo autotassati, oltre al contributo di circa metà della cifra del Lions Club Cluana, l'associazione di Civitanova, abbiamo stampato solo 250 copie, e il giorno della presentazione l'abbiamo regalato ai presenti. Il volume, posso dire che purtroppo è esaurito. L'abbiamo distribuito però in alcune biblioteche strategiche, e cioè a Civitanova, alla Zavatti, alla biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, e farò in modo di farla avere a questo punto anche alla biblioteca di Malerbi di Montecosaro, perché così sarà a disposizione delle persone. Mi dispiace, chi è stato presente quel giorno, abbiamo esibito più di 120 copie, cioè la metà della tiratura. L'altra metà è stata data agli autori. Gli autori hanno contribuito gratuitamente con i loro lavori, però come presidente ho regalato 5 copie del volume ad ogni autore, capite che 5 per 23. Poi abbiamo dovuto dare un certo numero di copie allo sponsor, che lo distribuisce ai suoi soci, a Live. Abbiamo esibito alcune biblioteche più importanti, abbiamo andato anche a Firenze, la Biblioteca Nazionale di Firenze raccoglie tutte le opere stampate in Italia e vanno a finire poi nel catalogo online, il cosiddetto OPAC. Però abbiamo distribuito nelle biblioteche locali di Macerata, di Civitanova, e adesso provvederemo a magari proprio all'inizio della prossima settimana anche a Montecosaro, e quindi il volume si potrà richiedere, come si dice, in prestito. Oppure, se conoscete qualcuno dei partecipanti, erano tantissimi, decine e decine, abbiamo subito 100 copie, e magari ce lo facciamo prestare. Ve lo fate prestare, perché ecco, noi abbiamo fatto quello che potevamo. Magari il prossimo anno noi cerchiamo di tenere una cadenza annuale, non ci siamo sempre riusciti, perché abbiamo 35 anni di vita e i volumi sono 18-19 se contiamo il numero 0. Il prossimo anno però il Lions crede in noi. Se anche altre persone che magari hanno voglia di scrivere, abbiamo fatto una colletta, ci siamo autotassati per far uscire il libro, magari il prossimo anno la tiratura sarà di 300 copie o di più, a seconda di quanti siamo, e invito tutti, se hanno delle velleità, delle idee per pubblicarle. La rivista si chiama Civitanova Immagini Storie, però è un pretesto parlare di Civitanova, possiamo parlare anche di Montecosaro, di qualcos'altro di vicino, insomma. Quindi invito tutti a iscriversi al Centro Studi, a partecipare alla miscellanea, perché così il prossimo anno, quando lo distribuiremo nella primavera prossima, la tiratura sarà più ampia e più persone potranno godere di queste storie locali che, come vedete, sono tutte gustose, inedite, nuove e interessanti. Quindi anche per avere notizie del Centro Studi, chi o cosa dobbiamo seguire? Sono due siti: www.centrostudicivitanovesi.it, dove vedete tutte le nostre iniziative e anche il filmato. Ecco, intanto, per chi può, chi vuole, c'è già il filmato della conferenza di sabato scorso, quindi uno se la potrebbe andare a vedere. E poi c'è proprio il sito dedicato alla rivista, www.civitanovaimmaginiestorie.it, dove ci sono elencati gli indici di tutti i volumi precedenti, dal numero 0 al numero 17, e in questi giorni il nostro webmaster sta caricando anche l'indice e la copertina del 18, che a giorni sarà disponibile. Quindi, oppure mi potete contattare, io ho un sito www.alvisemanni.it,
oppure tramite la radio mi si può contattare, il mio numero sì, è facile. Dopo, anche la mia email, eventualmente la tua mail giriamo, dai, manni@libero.it. insomma, siamo a disposizione perché cerchiamo di divulgare, quindi far sapere al maggior numero di persone gratis il libro. Noi lo regaliamo, ecco perché non ce l'abbiamo più, perché l'abbiamo regalato a tutti, non lo vendiamo, e andrebbe a ruba anche se lo vendessimo, sono sicuro. Dicevo, noi cerchiamo di divulgare, quindi con un linguaggio semplice, con un linguaggio accessibile a tutti quelli che hanno voglia, però con delle velleità, delle pretese scientifiche. Quando leggerete il volume vedrete che ci sono gli articoli con le relative note, cioè Furiasse, quando certo, dice che è venuta Clelia Farnese nel 1613, nota, controlla archivio storico comunale, Faldone 1, pagina 3, cioè si può verificare questa notizia, non è che se l'è inventata. Andate in archivio e l'ha guardata, ha letto il latino, ha tradotto e ci ha dato queste informazioni gratuitamente. Quindi grazie di questa finestra sul mondo, perché questa radio è molto seguita e abbiamo cercato sì, di devo ammettere che ultimamente fra la trasmissione dello sport, la trasmissione dei sindaci e queste serate che facciamo culturali o comunque in cui invitiamo personaggi, iniziano ad essere veramente seguite, e questo grazie a voi ospiti. Io mi rendo disponibile fra un po', per non annoiare troppo, per fare qualche altro argomento di storia locale che se ti va Alvise, la prossima volta però ti metti un po' più distante dalla telecamera e facciamo anche diretta video. Infatti io vedo che non mi si vede in questo momento e mi dispiace, e la prossima volta vedrete anche il mio faccione, c'ho esatto, la barba bianca e sono riconosciuto. La mia comincia a imbiancare, se vedi. Va bene, certo, mi scuso dell'immagine di oggi. Va bene, tranquillo, non so, tanto eravamo solo io e te. Qualcuno che ha mandato un'email, una curiosità? Allora, no, io volevo dire però agli amici a casa che sulla chat di Spreaker ho messo il link della trasmissione dell'altra volta, così i riferimenti, i passaggi che hai fatto stasera possono fare capo anche a quelle informazioni che ci avevi già dato. E poi prendere spunto anche da lì, perché sicuramente in una prossima trasmissione che faremo saremo conseguenziali a quella del 15 ottobre, a quella di oggi 1 aprile, perché la storia va letta e capita mano a mano, assimilando e digerendo le cose, le informazioni che vengono date, giusto professore? Certamente, lezione 1, lezione 2. Esatto. Va benissimo. Come dico a volte le mie figlie quando fanno le cose, non ci mettiamo i calzini sopra le scarpe. Chiaramente ci vuole un ordine anche solo cronologico. Esatto. Comunque non interrogo la prossima puntata, quindi tranquilli, tutti giustificati. Grazie professore. Benissimo, allora io ringrazio la vostra radio, ringrazio Venanzio dell'ospitata e ci vediamo la prossima volta. Grazie, io approfitto per augurarti buon fine settimana, per dirti ancora grazie, augurare a te e alla tua famiglia buona Pasqua, e soprattutto non abbiamo detto ti avevo contattato per un intervento un mese fa, sono contento che hai riacquisito le tue capacità vocali e respiratorie per colpa del Covid perse. Esattamente, adesso per fortuna ho recuperato la voce, sono recuperato anche le forze, quindi sono di nuovo in pista, come si dice, sono stato fermo un giro. Grande. Come si dice, grande. Okay. Riposo obbligato. Grazie Alvise. Allora, ciao. Amici, grazie a tutti. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sia qui su Spreaker in podcast oppure sul nostro canale YouTube, che veramente per alcune trasmissioni è molto seguito. Domani mattina ci sarà una grande intervista col comune più importante della regione Marche, che è quello di Ancona. Candia intervista la sindaca, il sindaco, vediamo poi come dirlo, perché qui dipende con chi si parla, di Ancona, e questo è un grande colpo Radio Monteco Web, perché avere ospite il sindaco d'Ancona è una cosa molto importante. Grazie amici, buonanotte, buon fine settimana a tutti, e ci risentiamo settimana prossima per Voci nella Notte. Vi invito come sempre a seguire le nostre pagine Facebook, i nostri siti, per le informazioni sulle trasmissioni, i programmi che andranno in onda. Buonanotte a tutti.
Radio Mutico Web. Gone are the ways, all the days of old. Can't return back there. On and on it goes, and never stops, and the world keeps on turning. Hearts keep on burning while the weatherman interprets the cold. The boogeyman haunts you in your sleep. The man in the mirror longs for change. Long are the days when you've parted ways with your love. Can't return back there. Don't you know where the wild roses grow? There are tears buried in the snow. Or do you know the one who loved you so? Where are those words? Where is she now? Gone. See footprints in the snow on the broken road of love, and the moon shines from above. Lo and behold, is the grave digger's daughter. Everyone's afraid of her. She's the sweetest girl in town. I set out on the road.